Ciao a tutti, a grande richiesta voglio farvi il video su come fare crescere i capelli più velocemente. In realtà è molto semplice, quindi ho voluto farvi questo video. Io ho preso questo spunto da vari video di altre ragazze. Molto brave, che hanno dei capelli bellissimi, su di me ha funzionato abbastanza bene. Teniamo conto che io l'anno scorso li avevo tagliati qui e comunque mi sono un po' ricresciuti. Io avevo una decolorazione pesante perché io non ho ancora tolto tutta la mia decolorazione, perché sopra ero platino, sotto ero nera. Il nero è il mio normale perché comunque non è decolorazione, si rovina un po' il capello ma non così tanto, invece sopra sono abbastanza rovinati, però questi metodi mi hanno aiutato moltissimo, quindi incominciamo subito. Ovviamente questa è una cosa banalissima, ma veramente banale, bisogna usare un termoprotettore per qualsiasi cosa praticamente, e io utilizzo questo qui di Frank Provo, trattamento professionale, protezione del calore, è fondamentale utilizzare questo perché sennò i vostri capelli si bruceranno completamente e non è assolutamente bello bruciare i capelli, e quindi io mi sento di consigliarvelo, ma diciamo quasi tutti i termoprotettori sono ottimi, l'importante è trovarne uno e utilizzarlo perché i miei capelli la differenza l'hanno nettamente sentita dal prima e dopo. E seconda cosa, ma anche questa lo sapete già tutti, è utilizzare un pettine in legno, possibilmente a denti molto larghi perché almeno non si spezzano i capelli, e andare a spazzolarli dal basso verso l'alto, non così in giù perché sennò spezzate tutti i capelli. Ovviamente sarebbe meglio non usare il calore, non usare phon e piastra. Io oggi non ho utilizzato né phon né piastra assolutamente, e una cosa molto importante: se volete utilizzare la piastra andrebbe utilizzata sui capelli non bagnati ma neanche totalmente asciutti, una via di mezzo, in modo tale da non far seccare troppo il capello. Altra cosa, questa qui l'ho vista da Roxy Rox TV e funziona: al posto di utilizzare l'asciugamano per asciugarli, bisogna utilizzare una t-shirt, perché l'asciugamano, da quello che ho capito, ha delle fibre che seccano veramente tantissimo il capello dalla sua idratazione naturale di appena quando li lavate. Quindi se voi in teoria usate una t-shirt di cotone, penso che sia, sì perché io utilizzo quella, non dovrebbe seccarvi il capello ma vi assorbe semplicemente l'acqua in eccesso. Oppure in alternativa quelle fascette che vi ho fatto vedere nel video di come asciugare i capelli senza calore, quello è una validissima alternativa ed è un ottimo metodo per non far rovinare i capelli perché non utilizzate assolutamente calore, e quelle fascettine lì costano poco, comunque vi aiutano a far asciugare il capello senza phon, quindi perfetto. Altra cosa ovviamente è di non lavarli troppo spesso, io qui toppo perché li lavo sempre, non riesco, massimo un giorno sì o no, ma non riesco proprio, mi dà fastidio. Però posso dirvi di utilizzare, se fate come me, dei prodotti molto delicati, cioè per lavaggi frequenti, perché tanto se li lavate sempre, tanto vale non utilizzare prodotti troppo sgrassanti, anche perché sgrassando troppo il capello rischiate comunque di seccarlo troppo, e quindi la cute produce più sebo e siete da capo, quindi produrrà più sebo e saranno più sporchi di prima, più velocemente. Quindi anche questa cosa è una cosa importantissima. Ovviamente non tingerli, non decolorarli, ahimè. Io so che io amo il biondo, sono bionda dentro, però il biondo mi ha totalmente rovinato i capelli, il biondo platino, io ero proprio platino, e quindi cercate di più che altro non decolorarli, perché cercate più che altro di non decolorarli, perché finché li tingete si rovinano mai in parte, ma se li decolorate li ammazzate sul nascere, anche tutti i capelli nuovi verranno ammazzati direttamente dalla vostra prima decolorazione. Io ogni tanto quando trovo le doppie punte me li spunto da sola, e potete utilizzare anche il Crea Clip, ho fatto un video anche di questo l'anno scorso. È un aggeggio per tagliarvi i capelli da solo. Secondo me è molto utile, perché quando li avete rovinati ve li tagliate come vi pare a voi, come volete voi, c'è la livella, quindi decidete voi come tagliarli, cioè storti, e potete vedere se la livella è dritta o storta per non tagliare i capelli male.
È molto economico, spendete una volta e poi non spendete più. È molto economico perché spendete una volta il prezzo del Creaclip e poi dopo per tutta la vita ve li tagliate voi per i cavoli vostri, senza l'aiuto di un parrucchiere e quant'altro. Ovviamente dal parrucchiere magari il taglio verrà un po' più preciso, però per chi non ha sempre voglia di andare dal parrucchiere è utile spuntarseli da soli perché aiuta tantissimo. Ovviamente se li avete lunghi e belli, senza doppi punti, non tagliateli perché è inutile. È inutile tagliarli se il capello non ne ha bisogno, però se ne ha bisogno tagliate. Perché l'unico modo per averli belli è tagliarli perché il capello, non essendo tagliato e avendo delle doppie punte, si apre dal sotto e i capelli non cresceranno perché si spezzano in continuazione, sulle punte. Quindi anche questa è una cosa importantissima. Potete prendere degli integratori per cercare di farli crescere di più, io non li prendo, però ho visto miracoli su altre persone, non li prendo perché semplicemente non mi è mai venuta voglia di prenderli, però potrebbe essere un metodo, una soluzione molto 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 utile. Ovviamente fate degli impacchi una o due volte o più a settimana con oli, ad esempio io uso anche l'olio di cocco, l'olio d'oliva e un toccasana. Più potete farli agire meglio è, cioè se voi un giorno sapete che state a casa e lo potete mettere anche per ore, 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 basta che dopo sciacquate molto bene e più lasciate agire il prodotto più avrà benefici sui capelli. Se volete farlo anche più giorni alla settimana meglio ancora, per chi ha poco tempo almeno 2 volte a settimana in teoria sarebbe meglio. L'olio va messo rigorosamente sui capelli bagnati o umidi perché sennò vi secca sui capelli ed è un casino, cioè otterrete l'effetto contrario. Io utilizzo un po' quello che capita e di solito mi trovo bene con qualsiasi marchio. L'importante secondo me è variare i prodotti perché se utilizzate sempre lo stesso shampoo e lo stesso balsamo o con le stesse sostanze, rischiate che il capello si abitua e quindi non fa più l'effetto desiderato. Questi erano tutti i miei segreti, a me hanno aiutato molto, soprattutto quello della t-shirt e gli impacchi e lo spuntarli regolarmente. So che è brutto spuntarli, però quando serve io li spunto sempre. Con delle forbicine mi raccomando che utilizzate solo per i capelli, perché se rovinate la punta vi spezzate tutti i capelli e non servirà a nulla, anzi peggiorate la situazione. Fatemi sapere se avete altri trucchetti o prodotti che mi consigliate. Io sono molto curiosa in questo argomento perché diciamo che i capelli sono l'argomento forse dove io sono un po' più negata e quindi cerco sempre di informarmi come posso, ecco. Questo è quello che io ho imparato in qualche tempo. Ovviamente ci saranno un sacco di cose che ancora io non saprò e che spero di scoprire presto, quindi se sapete qualcosa commentino qui sotto, ma veramente aiutatemi perché io ce la metto tutta per i capelli, però forse è la cosa che di beauty a cui sono meno legata, stessa cosa per le unghie, non è che ci vado giù matta, però niente. Questo era un video di consigli, spero di esservi stata utile in qualche modo. Fatemi sapere appunti vostri, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video domani. E niente, avviso già che domenica andrà online se Dio vuole, se riesco a finire quel programma di montaggio, la My Winter Morning Routine che mi è stata richiesta la morning routine e il trucco per Natale, quindi io ho messo insieme tutto e vi ho fatto quella, spero che vi piaccia, ecco, ci sto lavorando da una settimana e niente, vi mando un bacione, ciao!